Vedete questa fioraia? In 6 mesi sarei capace di trasformarla in una duchessa. Duchessa? Io? E continuiamo col teatro. Fino al 6 gennaio qui a Roma abbiamo potuto goderci un grande classico, My Fair Lady. E un importante teatro, il Teatro Sistina, veramente un buon successo. E sono nostri ospiti, anche se ci hanno lasciato la nostra città, quindi speriamo di vederli in qualche altra occasione, Luca Ward e Vittoria Belvedere. Buongiorno e benvenuti. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora, buongiorno, buongiorno. The Voice. Ciao Luca. Ciao Vic. Fa sempre una bella impressione sentire la voce di Luca Ward, che oltre a essere un ottimo attore è un doppiatore veramente straordinario. Buongiorno e grazie. Benvenuti. Grazie. Allora, mettere in scena questo spettacolo è sempre un po' complicato, un po' è complesso lo spettacolo in sé, e poi è un grande successo internazionale. Innanzitutto, com'è andata? Parlo io che sono donna, Luca. Esatto, sei prima le donne sempre. Io poi sono cavaliere. È andata benissimo, certo, una grossa responsabilità, come dicevi giustamente, perché è stato un famoso successo degli anni 60 più o meno, no? Sì. Questo per quanto mi riguarda mi spaventava molto, però devo dire che insomma alla fine sia io che Luca non ci siamo fatti parlare dietro, se proprio a dirla in modo spiritoso. È stato un grande successo, è piaciuto molto al pubblico, soprattutto poi alle famiglie, anche ai bambini stessi. Io e Luca abbiamo praticamente a testa 3 figli, totale 6, ecco, quindi di grande soddisfazione. Poi questo in un momento così difficile come Bravissimo. Quello che stiamo vivendo è la storia di un sogno che poi diventa possibile, e quindi chi esce dallo spettacolo esce anche con un po' di leggerezza addosso, no? Sì, uno spettacolo bello pesante. Vai Luca, vai Luca, tu, se no, della parola. La cosa bella, insomma, che della quale noi siamo estremamente contenti, tutti quanti, tutta la compagnia, è proprio questo. Cioè abbiamo portato in un momento particolarmente complesso per l'Italia, in teatro tanta gente, tanto pubblico, tante anime, tante persone che però, ecco, all'uscita del teatro erano contenti, erano soddisfatti, avevano visto uno spettacolo monumentale, molto bello, ben realizzato, con bravi ballerini, con cantanti lirici straordinari, con un parco di attori di grande professionismo, e questo a noi ci ha riempito chiaramente il cuore di gioia, perché la responsabilità più grande, quando Vittoria appunto diceva prima, la grande responsabilità è proprio prima di tutto nei confronti del pubblico. Ecco, adesso dove andate? Adesso andiamo la tournée, un po' un giro, perché giriamo un pochino tutta l'Italia. Facciamo Napoli, Palermo, Catania, Torino, Mantova, Genova, Bari, Brindisi, insomma tante cittadine. E Vittoria, invece, lasciando un attimo My Fair Lady, quando ti rivediamo e dove? Tra teatro, cinema, fiction? Penso proprio a ridosso della fine della nostra tournée. Mi vedrete su Rai 1 con Un caso di coscienza 5 insieme a Sebastiano Somma. Sarò un giudice, quindi completamente diversa, insomma, sia la dimensione della serie e soprattutto del ruolo. Ecco, lì qua sono una fioraia che si trasforma poi con l'insegnamento di Luca Ward, di questo professore di fonetica, in una principessa o in una signora per bene, mentre lì invece sono una tosta, dura, che combatte la criminalità e i pregiudizi, ecco. Ecco, un po'
poi tornando a My Fair Lady è un po' la storia di chi si impegna tanto per trasformare il corso della propria esistenza, no? È anche un messaggio, se vogliamo dire, sull'impegno e sulla determinazione. Assolutamente, cioè chiunque comunque ha dei sogni, vuole arrivare ad ottenere degli obiettivi, se veramente ti impegni e studi, questo lo dico anche perché avendo tre figli sono purtroppo parole quotidiane, si riescono ad ottenere veramente dei grandi risultati, insomma. Luca, invece sì. Tu a te quando ti rivediamo in televisione? Ma bisogna aspettare un po' perché dobbiamo riprendere Le Tre Rose di Eva, la seconda stagione, che comincia appunto proprio al ridosso della fine della tournée di My Fair Lady, però sarà in onda credo a ottobre, non prima. Nel frattempo poi ci sono tutti i film che escono al cinema con la mia voce. Io era la domanda successiva, cosa esce con la tua voce? Adesso esce il 10, mi pare, il film di Muccino, tutto quello che so sull'amore, con un cast fra l'altro eccellente, dove ho doppiato per diverse volte, insomma, Gerard Butler, e in questo film l'ho trovato particolarmente bravo, quindi vuol dire che Gabriele ha fatto un ottimo lavoro sugli attori. Ecco, come mai secondo te non ha avuto il successo auspicato negli Stati Uniti? Ma guarda, anche l'America è un fatto sempre molto molto particolare, ci sono stati tanti film in America, anche belli, che magari non hanno avuto un grande successo. Calcola che anche gli americani, insomma, sono un po' campanilisti, vedono un regista italiano, insomma, ci vedono un po' così, cinema italiano del resto, no? Lo sappiamo, non è che è mai più decollato. Sì, infatti poi ci sono negli Stati Uniti, quando si parla di cinema, si evoca il neorealismo, la commedia, prende in considerazione il cinema di oggi. È vero, no, infatti purtroppo non sfonda, e quindi forse è questo il problema. Però Gabriele, secondo me, ha fatto un ottimo film. Gli attori in questo film sono proprio particolarmente bravi. L'abbiamo notato tutti noi mentre lo doppiavamo, quindi è veramente un gran bel film. E poi a febbraio uscirà questo L'Uomo dai Pugni di Ferro, che è un film prodotto da Quentin Tarantino con Russell Crowe, ed è un film, come al solito, quando Tarantino mette le mani sulla macchina da presa, è un genio proprio, non c'è niente da fare. Perfetto. Allora, grazie sia a Vittoria Belvedere che a Luca Ward, in bocca grazie al lupo. Grazie a tutti e voi, grazie, per vi aspettiamo numerosi. Esatto, il proseguimento della vostra tournée. Grazie, grazie e buon anno. Vittoria, grazie a tutti. A voi. Grazie.